Il rione di Barcola è sempre stato amato dai triestini, e non soltanto per la barcolana, ma per i suoi bagni. L'Excelsior, il Cedas e i mitici topolini. Per arrivarci, purtroppo ora si usa l'auto, ma un tempo, laddove oggi c'è soltanto una anonima fermata del bus, ci si arrivava col tram numero 6, il tram più amato dai triestini. Il tram 6 partiva da San Giovanni. Nelle ore di punta, e per tutta la stagione estiva, alla motrice, veniva sempre agganciato un rimorchio. Passato il boschetto, si dirigeva verso la mitica birreria Dreher. Qui era d'obbligo la cantata, con il grande Uccio Agostini, e tanta birra, magnando Luganghe coi capuzzi. Davanti alla galleria Fenice c'era uno scambio automatico. Al Largo Roiano c'era un altro scambio automatico. Dopo il cavalcavia, il tram era in sede propria, fino a Barcola. In oltre 70 anni di esercizio, il tram non emise un solo grammo di sostanze tossiche. Ma dal 1 gennaio 1970, purtroppo fu sostituito da autobus a motori diesel. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le emissioni allo scarico dei motori diesel sono cancerogene per gli esseri umani. E se questo è vero, dal 1970 ad oggi, la sola linea 6 ha emesso nell'aria oltre 10.000 tonnellate di sostanze cancerogene, ma non è minimamente riuscita a ridurre l'aumento del traffico. Invece, un tram moderno, veloce, spazioso, confortevole e ad emissioni zero, l'avrebbe fatto.
Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al mio canale per vederne altri.